dato la possibilità di raccontare questi fatti, ma io sono uno di quelli che sostiene, è costretto a sostenere che la televisione è ancora un ottimo mezzo di comunicazione. Sì, che cambia, sta cambiando molto, ma comunque resta ancora, poi c'è tu, ancora. Esatto, tu lavori, no, ma poi c'è questo fatto di dire, ma sai, la televisione la guardano i giovani, non guardano più la televisione, sì, ma poi... La guardano in altri modi, sì, la okay, guardano sì, ancora, ma poi, per fortuna sì, ma i giovani non restano eterni, te lo dico io l'altro ieri ero giovane, e con una velocità non lo sai più che è inaudita, quindi poi dopo torneranno a vedere la televisione, tranquillo, io aspetto. Le nuove generazioni, perché speriamo, io non ci credo che guardi, cioè, un essere umano possa guardare un film attraverso il cellulare o sempre solo tutto attraverso il cellulare, puoi farlo a 16 anni, 18, 20, ma poi senti proprio il bisogno di, in realtà un po' di non lo dello schermo, ma vedremo. Perché i cosiddetti millennials stanno crescendo adesso, quindi sì, scopriremo i loro modi di fruizione, insomma, tra qualche anno. Io ci sarò e li aspetto tutti al banco, questi pollici. Millennial, li voglio vedere su quando si divaneranno anche loro con lo mega schermo, ecco.